arrivare, ho visto foto di code pazzesche, tutto per parlare di questo nanerottolo di cui francamente si sperava di avere ormai imparato a fare a meno. Eh, io quando ho scritto questo libro, cioè in piena campagna elettorale, eh, mi sono fatto violenza fino all'ultimo per non scriverlo, anche perché ne stavo facendo un altro. Eh, e poi invece mi sono reso conto, perché leggevo da tutte le parti, che c'era una grande rimonta, un grande boom, una grande resurrezione, che stava tornando alla grande, che sarebbe stato lui il vero vincitore delle elezioni, che stava facendo una campagna elettorale meravigliosa, geniale, era informissima proprio, eh, io francamente non, cioè, non mi pareva, ecco a vederlo in televisione sembrava rincoglionito, ma proprio ma di brutto, eh, un giorno è andato alla Confcommercio, ha detto, vi ricordate quando ho alzato le pensioni a mille lire e allora bastavano? Che io ricordi, lui aveva alzato le pensioni quando c'era già l'euro, tra l'altro, e mille lire bastavano quando c'era la canzone, mille lire al mese, se potessi avere mille lire al mese è del 1938, credo. Eh, e lui aveva due anni tra l'altro, quindi come cazzo fa a ricordarsi di quando bastavano mille lire al mese? Eh, voleva dire mille euro, ma non c'è riuscito, tant'è che poi l'hanno corretto e gli hanno detto no, eh, sono euro, no. E lui ha detto ah sì, ho un milione di euro, li ho alzati. Cioè non ha più la percezione nemmeno eh, della moneta corrente, eh, nonché di tutto il resto. Non so se avete notato un giorno, eh, questa è la mia preferita in assoluto, quindi me la brucio subito, è sua eh comunque non è mia. Eh, lui ha detto: appena andiamo al governo rimpatriamo 600.000 immigrati clandestini perché ho saputo che i clandestini entrano nelle nostre case, mi ha detto una signora. Vanno subito al frigo, lo aprono, prendono l'olio e si attaccano alla bottiglia. E tutti facevano di sì, no? come dire, ma chi non la sa, sta cosa, è un fatto notorio. No? L'immigrato, vengono apposta in Italia proprio per attaccarsi alle bottiglie dell'olio che non so quale famiglia italiana tenga in frigo, a me non risulta che l'olio si tenga in frigo. E... Quindi entrano in una casa, magari c'è il televisore, lo stereo, dei computer, delle cose anche più interessanti di una bottiglia. Loro, niente, proprio impassibili, vanno, puntano direttamente al frigo, dove sanno già che c'è la bottiglia dell'olio, immancabilmente, e si attaccano alla bottiglia. Qualcuno gli ha detto: Ma come fa a saperlo? dice: Ah, lo chiede alla signora che me l'ha detto. Dice che la polizia ha trovato le impronte delle labbra sul collo della bottiglia. Il giorno dopo ho detto: Lo diranno che è completamente andato, cioè è più fuori di un balcone uno che dice una stronzata del genere. Invece, il giorno dopo, hanno detto: Un Belusconi in gran forma eh, ha raccontato questa cosa dell'olio, dei clandestini, adesso li rimpatria, quindi l'olio è in salvo. Eh, e, per tutta, e quindi ho detto: Forse vale la pena fare un pezzo, perché mi, mi rendevo conto, parlando con i miei figli che hanno 20 e 23 anni, che sono nati nell'Italia di Berlusconi, non hanno mai conosciuto la politica senza Berlusconi, cioè non hanno mai conosciuto la politica, eh, e però quando hanno cominciato a interessarsi di politica perché dovevano votare, eh, già Berlusconi era tramontato, hanno votato per la prima volta mio figlio nel 2013, eh, quando Berlusconi perse 6 milioni e mezzo di voti in una botta sola. Uh, e, e quindi era dato già al tramonto no? e nessuno poteva pensare che cinque anni dopo ce lo saremmo ritrovato ancora fra le palle eh, per, però eh, dato che tutti dicevano che c'era questa grande rimonto ho detto ma forse almeno per quelli che non sanno chi è eh, giovani e per quelli che sapevano chi era ma se lo sono scordato eh, perché nel frattempo sono passati degli anni forse un riepilogo delle puntate precedenti dei suoi primi 82 anni eh, può essere utile, no? Perché anche vederle tutte insieme in fila, in ordine cronologico, quelle che è riuscito a fare, a parte che un criminale normale non riuscirebbe nemmeno in dieci vite a fare tutto quello che lui è riuscito a fare in una sola, e non è ancora finita, no? tra l'altro, eh, la madre ci lasciò a 97 anni e il padre a 93, credo, quindi c'è ancora molto tempo. E, è agli inizi, diciamo, sta, sta gattonando. Eh, allora ho detto, forse un riassuntino, poi il riassuntino minimo, ovviamente sono 389 pagine, cioè meno non si poteva fare. Eh, un riassuntino della vita, delle opere, dei delitti delle figure di merda che ha fatto a livello mondiale, anche delle, delle bugie che ha raccontato, delle sentenze che sono state scritte su di lui, poteva essere utile. Poi ci sono state le elezioni e il titolo B come basta, diciamo che è stato preso sul serio da un discreto numero di elettori, anche del centrodestra, no? che hanno deciso di premiare Salvini e la Meloni che insieme fanno, molto, fanno quasi il doppio dei voti che ha preso Berlusconi. Che, è arrivato a un misero 13%. E lì. Allora hanno ricominciato. No? Tutti quelli che dicevano in gran forma: Grande Vittoria sta arrivando, li sfonda tutti, è alla grande, eccetera. Hanno cominciato a dire: Beh, avete visto com'è ridotto? L'avevamo detto noi eh, che era mal ridotto. Questa è la dimostrazione che non c'è nessun conflitto di interessi, perché il fatto che sia miliardario, che abbia tre televisioni, un pezzo di Rai, ehm, Stato, parastato, qualche giornale, eh, assicurazioni, banche, eh, finanziarie, soldi all'estero anche e soprattutto ehm, non influenza minimamente, no? avete visto appunto Salvini che non ha neanche un giornale, l'ha chiuso, eh, la Padania eh, ha preso molti più voti di lui, la Meloni non ha nessun giornale, ha preso il 5%, cioè quasi la metà di quello che ha preso Berlusconi, quindi è al tramonto, non conta niente, adesso ovviamente Salvini farà il bello e il cattivo tempo, gli darà gli ordini, lui obbedirà e farà un po' quello che decide Salvini. Meno male che il conflitto di interessi non conta nulla, infatti avete visto Salvini, poveraccio, no? ogni tanto esce fuori, dicendo adesso gliela faccio vedere io a Berlusconi, eccetera. Poi a un certo punto parte un fischio a ultrasuoni, no? che può sentire soltanto lui, e Salvini immediatamente riporta l'osso ad Arcore, regolare, anche ieri no? ha detto la faccio io la dichiarazione, ha detto sì, ma la scrivo io. Infatti, Salvini ha letto una cosa scritta da Berlusconi e Berlusconi faceva così eh, per far vedere che quello legge ma lui scrive. E alla fine eh, ha finto di avere concluso, ha sospinto i due alleati, ha afferrato in estremi sul microfono e ha detto: Guardatevi, da chi non conosce l'ABC della democrazia che sembrava la sua autobiografia eh, in, in estrema sintesi invece lui stava parlando dei 5 stelle e così con una battuta e una gag ha fottuto tutto quello per cui Salvini lavorava da 40 giorni cioè cercare di smarcarsi e di eh, mettersi al governo con i 5 stelle per cambiare qualcosa e, e infatti oggi Mattarella ha preso atto che non c'è si muove nulla e ha dato i quattro giorni a Salvini o risolve entro quattro giorni eh, questo problema che si chiama Berlusconi oppure parte l'esploratore eh, che potrebbe essere la Caselati, potrebbe essere Fico, potrebbe essere qualche, qualche altra figura che ancora eh, noi non immaginiamo. Ma eh, dato che di questa crisi non si capisce niente e non si può dire niente fino a quando non si sbloccherà qualcosa, eh, questa è una crisi che nasce dal fatto che ci sono due partiti che hanno governato per 25, negli ultimi 25 anni, cioè il Partito Democratico e Forza Italia, eh, che bloccano la situazione. No? Uno perché non vuole fare niente e l'altro perché vorrebbe fare troppo. Queste sono le, eh, sarebbe meglio il contrario, cioè che il PD facesse qualcosa e che Forza Italia si rassegnasse. Eh, Al ruolo che le hanno assegnato i suoi elettori, e cioè di quarto partito. Eh, le cose non collimano e quindi staremo a vedere che cosa succederà. Credo che però proprio quello che è successo ieri e in questi 40 giorni dimostri che forse quel riepilogo non era una cattiva idea e che chi non conosce la vita e le opere di Berlusconi, non può capire quello che sta succedendo in questi giorni, anche nella fase, anzi proprio perché siamo nella fase politica terminale di Berlusconi. Se conta ancora così tanto con così pochi voti, evidentemente c'è qualcosa che non sappiamo e che lui sa, c'è qualcosa che noi non ricordiamo e che lui ricorda benissimo sul suo modo di fare politica. È sufficiente che voi facciate mente locale, se avete eh, almeno la mia età, se siete più giovani, eh, non c'eravate per vostra fortuna quando succedevano queste cose, o almeno le prime, facciate mente locale a tutti i personaggi della politica che hanno osato mettersi di traverso sulla strada di Berlusconi. Come sono finiti? Malissimo, malissimo. Il primo era Gianfranco Mascia, che fondò i comitati boicotta al biscione. Fu sodomizzato con una scopa, con un manico di scopa. E fu pressoché il più fortunato, perché gli altri, chiunque in politica si mettesse di traverso, gliene sono capitate di ben di peggio. Di Pietro fu travolto dai dossier raccolti dagli amici di Berlusconi, che poi si rivelarono delle patacche, almeno dal punto di vista penale, ma che servirono a tenere di Pietro sotto inchiesta e sotto processo per anni, negli anni in cui era più popolare una volta lasciata la magistratura a causa di uno di quei dossier. Gianfranco Fini fu buttato fuori da un dossier. Io non sto, io non sto neanche discutendo se i dossier contengano cose vere o cose false, perché alcune volte contengono cose vere, altre volte cose false e a volte un miscuglio di cose vere e cose false. Quello che mi interessa è la tempistica. Lui tiene dei dossier e appena qualcuno fa qualcosa contro di lui li tira fuori. Dino Boffo aveva avuto una sentenza che lo dichiarava colpevole di avere molestato una persona. Ma era di due anni prima. Perché l'hanno tirata fuori due anni dopo? Perché Dino Boffo, direttore dell'Avvenire, due anni dopo criticò certi comportamenti nella vita privata di Berlusconi sull'Avvenire, sul giornale dei Vescovi e tac immediatamente venne fuori la condanna. Due anni prima sarebbe stata cronaca, due anni dopo si chiama rappresaglia. Fini era vera la storia della Casa di Monte Carlo, era una caccola rispetto alla monumentale carriera criminale di Berlusconi, ma. Nessuno deve avere nemmeno una macchiolina nel suo curriculum se vuole mettersi contro Berlusconi e anche se poi la macchiolina non ce l'ha quelli gliela disegnano. Pensate ai casi di Marrazzo, ai casi di, di, di Mitrokin, al caso di Fassino, al caso Telecom Serbia. Sono tutti dossier passati per le mani dell'entourage di Silvio Berlusconi. E ne ho sicuramente dimenticati un sacco. Ma domani, anzi dopodomani sul Fatto Quotidiano faremo due belle pagine sinottiche per ricordare a Salvini la fine che rischia di fare se non ha un curriculum immacolato, eh, a meno che non, gli, non glielo sporchino loro, naturalmente, con cose inventate. Una quindicina d'anni fa in un ufficio di via nazionale saltarono fuori alcune decine di migliaia di dossier, lo ricordo bene perché uno aveva il mio nome, eh, messi insieme da tal Pio Pompa, braccio destro del generale Pollari, capo del SIS... Sismi che non contenevano ovviamente notizie eh, che spetta raccogliere ai servizi segreti, cioè contro i nemici dell'Italia, contenevano notizie contro i nemici di Berlusconi o almeno contro quelli che lui riteneva essere i suoi nemici, magistrati e giornalisti. E la stessa attività di dossieraggio faceva quella costola dei nostri servizi segreti che però era privata e che si chiamava security. Alla Telecom, ai tempi di un certo Tavaroli che era il capo della security della Telecom e che collaborava con una spia del SISMI e che riceveva dai nostri servizi dei dossier che venivano utilizzati anche politicamente contro chi si metteva di traverso sugli interessi della Telecom, che in quel momento era super berlusconiana. La storia di questi 25 anni è piena di dossier. Roberto Maroni, che fu ministro dell'interno nel primo e nel terzo governo Berlusconi, quando lasciò il primo governo Berlusconi, durato solo sette mesi, disse che Berlusconi ogni volta che qualcuno entrava nel suo ufficio gli mostrava un dossier con scritto Scalfaro. Scalfaro era il presidente della Repubblica e Berlusconi aveva un dossier che mostrava per dire che lui controllava e teneva eh, sotto scacco il presidente della Repubblica. Eh, ieri, e chi ha letto il fatto quotidiano l'ha visto sul, sul giornale di oggi, quando ho visto quella gag eh, fatta apposta da Berlusconi per mortificare i suoi alleati e per far capire che anche col 13% continua a comandare lui, e se non ha più la forza di dettare la linea, ha almeno la forza di impedire ai suoi alleati di avere una linea. Eh, mi è venuto in mente che forse tra i tre l'intruso era Berlusconi, perché se voi pensate che un pregiudicato per frode fiscale viene ricevuto al Quirinale e si siede di fianco al Presidente della Repubblica che gli chiede le sue idee per il prossimo governo, cioè davvero, davvero stiamo vedendolo, davvero sta accadendo? E quindi mi è venuto in mente di ricordare che in fondo quello che ieri ha fatto quella gag non è un comune pagliaccio, è un delinquente che sta nel posto sbagliato e sta nel posto sbagliato perché tutti gli consentono di andare in quel posto lì e di fare lo scemo sotto le auguste volte del Quirinale. Allora ho fatto un titolo Il delinquente umilia Salvini, insulta i 5 Stelle e spera nel PD. Che è, la sua, che è il suo refugio un pecatorum proprio quando non sa più a chi santo votarsi, ci speriamo che il PD mi dia una mano. Sono 25 anni che gliele danno tutte vinte e lui ci spera anche questa volta. È notizia di poco fa che Renzi ha rinviato l'assemblea che doveva dare al PD un altro leader. Non la fanno più il 20, ma la fanno dopo con comodo, eh, tanto non c'è nessuna fretta no? di sapere il secondo partito italiano da chi è guidato. C'è un reggente un autoreggente, anzi certo Martina, che non rappresenta neanche se stesso, e quando gli dicono lei è il leader del PD, si volta immediatamente pensando che ci sia dietro il leader del PD, però siamo in queste condizioni. Eh... Quindi ho fatto questo titolo, mi sembrava tecnicamente esatto il delinquente, un condannato per frode fiscale voi come lo chiamereste? Ah no scusate vi devo solo avvertire di una cosa, ci deve essere un tavolino qua sotto, dopo se c'è qualcuno che vuole poi un, una firma sul libro eh, la facciamo alla fine eh, fine dell'annuncio. Dicevo mi sembrava esatto come titolo, cioè un, un condannato per frode fiscale è un delinquente, no? voce del verbo delinquere, eh, participio presente, nel senso che è tuttora in attività. Eh, non poniamo limiti alla provvidenza, come diceva Daniele Luttazzi, per Berlusconi il codice penale è un catalogo di opzioni. No? Quindi forse gli manca l'abigeato, eh, il furto di bestiame, eh, cose di questo genere, ma insomma sta lavorando. Ghedini se l'è presa per il nostro titolo di stamattina. Leggo dal eh, sito di Libero, inteso come giornale. giornale. Si fa per dire naturalmente un foglio satirico, eh, involontario. Eh, il titolo è Travaglio ma vergognati, la prima pagina schifezza, violenti insulti al cav, guarda, così uno clicca e trova delinquente, che è la definizione più esatta di uno che non è più nemmeno cavaliere proprio perché è un delinquente. E non è più senatore proprio perché è un delinquente e non può più essere eletto perché è un delinquente, se no sarebbe eletto, no? Niccolò Ghedini, legale di fiducia di Silvio Berlusconi, ha annunciato che adirà le vie legali contro il direttore del Fatto Quotidiano Marco Travaglio per il titolo su Berlusconi di oggi in prima pagina, in cui il leader di Forza Italia è indicato come il delinquente. Spiega Ghedini. I toni e i contenuti della critica politica possono essere più aspri e severi che non nella normale dialettica, ma il titolo e l'articolo della prima pagina del Fatto Quotidiano di quest'oggi travalicano qualsiasi limite giuridico e deontologico, sconfinando nella più evidente contumelia e appaiono davvero inaccettabili. Ovviamente saranno esperite immediatamente tutte le azioni giudiziarie del caso. Ecco, mentre lui esperisce eh, e adisce, eh, io tengo a precisare che non era affatto una critica politica il delinquente, era proprio una definizione, una cosa diversa, che non è mia tra l'altro. Eh, io prima di dargli del delinquente ho aspettato che lo condannassero in via definitiva, è stata una lunga attesa, <ride> ma alla fine ce l'abbiamo fatta. Il primo agosto 2014, io non mi ricordo nemmeno i compleanni, niente, però quello, primo agosto 2014, la seconda sezione penale presieduta da Antonio Esposito, che Dio lo benedica, pronunciava la definitiva sentenza di condanna a quattro anni del delinquente per frode fiscale. La condanna era ovviamente frutto di una sentenza di primo grado del Tribunale di Milano che aveva condannato Berlusconi a quattro anni, che poi era stata confermata in appello e che poi è stata confermata in Cassazione. Che cosa dice la sentenza definitiva sul caso dei diritti mediaset? Si parla sempre di diritti mediaset come se fossero dei suoi diritti. No, i diritti sono i soldi che uno deve pagare a una casa cinematografica per avere il diritto di trasmettere i suoi film in televisione, quindi praticamente Mediaset comprava i film dalle major americane di Hollywood, invece di comprarli direttamente e di dire quanto viene questo film, non ho idea del prezzo diciamo, questo film viene 100.000 euro, benissimo. No, non faceva così Mediaset, Mediaset incaricava una società offshore di comprarlo e poi di venderlo a un'altra società offshore, quindi da 100 andava a 120, che la vendeva a una terza società offshore che così andava a 160 e poi a una quarta società offshore così andava a 180 e poi lo comprava dall'ultima società offshore e lo pagava 200. Voi dite "Ma che siete scemi?" Pagate una roba che vale 100-200 perché? Intanto perché così pagavano meno tasse. E quei 100 di, sur, di surplus chi li pigliava? Berlusconi. Perché le società offshore su cui rimbalzavano questi diritti con lievitazione progressiva del prezzo erano sue in mano ai suoi prestanomi. Quindi lui truffava la sua società quotata in borsa, gli azionisti che non fossero lui. E lo Stato? Mettendosi in tasca fondi neri, lasciandoli all'estero, non pagandoci le tasse lui, facendo pagare meno tasse a Mediaset, insomma era contenta Mediaset, era contento lui, gli unici che se lo pigliavano nel culo eravamo noi, che naturalmente pagavamo più tasse per colmare il buco che la sua frode fiscale, sommata a quella di tutti gli altri frodatori fiscali, creavano nelle casse dell'erario. Questo è un meccanismo che è andato avanti vent'anni. I magistrati avevano accertato frodi fiscali per 368 milioni di dollari. Berlusconi è stato condannato per 7,3 milioni di euro. Tant'è che poi ha detto: Ma è poco, con tutte le tasse che pago. E certo, sono quelli sopravvissuti alla prescrizione. Perché è andato tutto in prescrizione, tranne 7,3 milioni di euro di ammortamenti sugli ultimi due bilanci? Perché lui durante il processo ha fatto la legge ex Cirieli che ha dimezzato i termini di prescrizione. Altrimenti sarebbe stato condannato per frodi fiscali ben più gigantesche e non avrebbe preso quattro anni, di cui tre indultati e uno trascorso in un ospizio per anziani non autosufficienti, incolpevoli tra l'altro, poveracci. Incolpevoli di tutto, a Cesano Boscone. Questa è la storia dell'unico processo che si è riusciti a concludere, sia pure per una piccola coda che lui non era riuscito a mandare in prescrizione. Però è una cosa gravissima che in un altro paese segnerebbe la fine della carriera politica e anche umana del condannato. Sentite cosa dice il tribunale, poi confermato dalla Corte d'Appello e di Cassazione. L'imputato ha dimostrato una naturale capacità a delinquere. Una naturale capacità a delinquere. È un delinquente naturale, genetico. Gli viene naturale. Se lui deve scegliere, dice: che, che faccio, delinquo o no, delinque. È portato naturalmente a delinquere. Non c'è niente da fare, è irresistibile. È più forte di lui. Non può fermarsi. Di questa evasione fiscale notevolissima, ideatore, dominus indiscusso e beneficiario di un disegno criminoso. A me non mi ci stavano tutte ste parole nel titolo di ieri sarebbe piaciuto, no? Delinquente naturale, autore del disegno criminoso. Ho messo delinquente che mi sembrava così acqua fresca. Ghedini si è già incazzato. Figuratevi se mettevo pure delinquente naturale, autore, beneficiario, ideatore, beneficiario del disegno criminoso. Di pigliava uno stranguglione no? a, a Ghedini. Così ho sintetizzato. Ho messo delinquente. Effettivamente, riassumendo la sua biografia. l'unico atto non criminoso è la nascita. Quando è nato nessun delitto. Pensavo anche l'infanzia e l'adolescenza, invece no, lui ha tenuto a smentirlo subito, quando ha detto che da piccolo passava i compiti ai compagni in cambio di denaro o di altri favori. Il codice penale dice altre utilità, eh, è una definizione per la corruzione ovviamente. Sapete che lui è il figlio di un dirigente della banca Rasini che Michele Sindona descrisse come lo sportello della mafia nella città di Milano. Quando i mafiosi dovevano depositare andavano alla Rasini e lì incontravano allo sportello il padre. La madre casalinga. 1954, lui nasce nel 1936, 1954, maturità classica dai Salesiani. Si iscrive alla statale, a giurisprudenza. <ride> Laureato a pieni voti, eh. Codice penale proprio articolo per articolo lo frequenta fin dalla più tenera infanzia, infatti spunta poi no, gli articoli, cielo, 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 manca, cielo, cielo. A tempo perso vende spazzole elettriche porta a porta, fa il fotografo ai matrimoni e ai funerali. Suona il basso e canta nella band del suo amico Fedele eh, Fede Confaronieri anche sulle navi da crociera della compagnia Achille Lauro. 1957 lavora saltuariamente in un'impresa immobiliare e, mentre dà esami all'università, conosce alla statale di Milano un giovane studente palermitano che ha quattro anni meno di lui, Marcello Dell'Utri, che gli fa da segretario. 1961 Berlusconi si laurea in legge 110 e lode, tesi su il contratto di pubblicità per inserzione e vince una borsa di studio di 2 milioni dalla concessionaria Manzoni. Non si sa come evita il servizio militare, forse. All'epoca non c'erano tutte le scappatoie che poi arrivarono dopo, all'epoca era regolare che si faceva. Lui non l'ha fatto. Si dà l'edilizia acquistando per 100 milioni un terreno in via Alciati grazie a una fideiussione data in garanzia dal banchiere Carlo Rasini, che era il datore di lavoro di suo padre. Nel 63 fonda la Edil Nord SAS. I soci accomandanti sono Carlo Rasini stesso è un commercialista svizzero a nome di una finanziaria di Lugano che si chiama Finanzierungelschaft für Residenzen AG, di cui non si conoscono i proprietari. Berlusconi non risulta mai proprietario delle società di cui è proprietario, risulta socio d'opera, operaio. 1964 apre un cantiere a Brugherio per edificare una città modello da 4.000 abitanti. Un anno dopo il primo condominio è pronto, ma Berlusconi non riesce a vendere neanche un appartamento. Poi non si sa come, tutto lo stabile viene acquistato dal Fondo di Previdenza dei dirigenti commerciali. Nel 69 l'operazione Brugherio è ultimata con mille appartamenti venduti. Nello stesso anno Berlusconi sposa una signora di Genova, una ragazza di, Ge di della Spezia, Carla Elvira Dall'Olio, madre poi dei suoi due primi figli, Marina e Pier Silvio, detto Dudi. 1968 la Edil Nord compra per 3 miliardi. 700.000 metri quadri di terreni nel comune di Segrate, dove Berlusconi intende edificare la città satellite di Milano 2. L'operazione è un po' difficile perché? perché su quei terreni praticamente atterrano gli aerei che stanno arrivando a Linate. Cioè proprio se costruisci anche un piano soltanto, l'aereo che arriva a Linate ti porta via il tetto. Infatti sono terreni non edificabili perché a nessuno è mai venuto in mente di edificare niente. A lui viene in mente. Evidentemente sa già che gli aerei non atterreranno più lì. Come può essere che cambino addirittura le rotte aeree dell'Italia? È molto semplice. Berlusconi regala a un prete suo amico, un prete affarista, Don Verzè quello del San Raffaele, eccetera, eccetera, un piccolo angolo di quei terreni, dove Don Verzé edificherà, così dicono, l'ospedale San Raffaele. Don Verzé mette una pietra, la prima pietra dell'ospedale. A quel punto Berlusconi va a Civilavia e dice, mettetevi una mano sulla coscienza, come potete far atterrare gli aerei su un ospedale? Quelli magari vorrebbero controllare no, se eventualmente c'è l'ospedale oppure c'è solo la prima pietra, ma poi lasciano perdere anche perché Berlusconi ha sempre avuto ottimi argomenti affinché chi deve controllare chiuda non solo un occhio ma tutti e due. Per cui si convincono che l'ospedale ci sia e così spostano le rotte aeree da un centro disabitato, la futura Milano 2, a un centro abitato da migliaia di persone che dall'oggi al domani si vedono sfrecciare gli aerei dentro i camini, dentro i tetti, nelle soffitte, eccetera, con un rumore pazzesco, un inquinamento acustico mostruoso, nascono centinaia di comitati antirumori a segrate. Perché lui ha fatto spostare le rotte per salvare dall'inquinamento acustico tutti i malati di un ospedale che non c'è. Naturalmente i terreni quando vanno via gli aerei... Immaginate quanto moltiplicano il loro valore. Una meraviglia. E così tutti quelli che si vedono piovere gli aerei sulla testa dall'altra parte cercano casa a Milano 2 e lui ci fa pure i soldi. Una cosa meravigliosa. La prima truffa di una lunga serie, di una carriera ancora incompiuta. Naturalmente manca la licenza edilizia, i lavori sono abusivi, ma non c'è problema. Berlusconi dirà anni dopo, in un attimo di lucidità e di sincerità: all'epoca bisognava andare negli uffici regionali con l'assegno in bocca. Lo disse un giorno che voleva dimostrare che lui non ha mai pagato tangenti, no? Disse sì, lì bisognava andare con l'assegno in bocca. Gli dissero, ah, interessante i magistrati. Lui poi disse: no, scherzavo, mancherebbe. Intanto continuano a nascere società edilizie sue, i cui soldi sono messi da strane finanziarie svizzere, dai nomi sempre più impronunciabili. Una si chiama Aktienzellschaft für Immobilienlagen in Residenzentren Ag, che mettono capitali che non si sa di chi siano. 1973 Berlusconi cerca casa. Colpo di fortuna. Il figlio di uno dei suoi prestanomi, che si chiama Umberto Previti, il prestanome, è un avvocato fascista calabrese che sta a Roma e che gli, appunto gli fa da, da testa di legno in una delle sue società immobiliari. Il figlio fa l'avvocato, un giovane avvocato si chiama Cesare. Previti è il protutore di un'orfana minorenne, di una famiglia molto importante della nobiltà milanese, la famiglia Casati Stampa, che è proprietaria di meravigliosi palazzi a Roma e di una tenuta praticamente sterminata in Brianza in comune di Arcore. Tre anni prima. La famiglia è stata decimata da una strage a sfondo sessuale perché il capo famiglia, il marchese Camillo Casati Stampa, aveva il vizietto di guardare la moglie, e si eccitava così, mentre andava a letto con i suoi amanti. Se non che un giorno impazzì e vide la moglie innamorata di una dei suoi amanti e quindi sparò all'amante, sparò alla moglie e poi si sparò. Rimase la povera orfana che non bastando la sfiga di quello che era successo ai suoi genitori si è anche ritrovata come protutore Cesare Previti. Pensate che ragazza fortunata. Cesare Previti le dice "Ma c'è questa villa con le tenute intorno, insomma". Io avrei il compratore. La ragazza si fida del suo protutore. E infatti il produttore vende la villa, villa San Martino, villa del 700, 3500 metri quadri di villa, con pinacoteca, quadri d'autore, biblioteca di volumi antichi, parco di un milione di metri quadrati, campi da tennis, maneggio, scuderie, due piscine, cascina, tenuta agricola, totale 2 milioni e mezzo di metri quadri, mezza brianza. Sapete quanto la paga Berlusconi? 500 milioni di lire. Non i soldi contanti, magari. La poveretta viene pagata in azioni di alcune società immobiliari di Berlusconi non quotate. Per cui questa povera ragazza si trova in mano una carrettata di carta straccia e quando se ne accorge chiede di monetizzare quelle azioni rivendendole a Berlusconi. Berlusconi dice ma certo siamo qua per lei, però gliele ricompro a metà del prezzo. E quindi si porta a casa tutto quel ben di Dio per 250 milioni di lire in contanti. Pochi anni dopo le banche gli chiedono una garanzia per un prestito e lui dà in garanzia la villa con tutto quello che c'è intorno, che ha appena preso per 250 milioni, e la dà in garanzia per un finanziamento di 7 miliardi e 600 milioni. Cioè, la carriera di Berlusconi inizia con la truffa ai danni degli abitanti di Segrate che si vedono piovere gli aerei con la scusa dell'ospedale che non c'è, e la truffa a un'orfana minorenne che ha appena perso i genitori in una strage familiare. Io potrei anche fermarmi qui. Cioè, non c'è bisogno di raccontare quello che ha fatto dopo il 73. Perché uno che comincia così, no? chi ben comincia è a metà dell'opera, che gli vuoi dire a uno che comincia così? Diciamo che già si poteva intuire dove sarebbe arrivato. Voi direte in galera? No, a Palazzo Chigi e al Quirinale. Eh, ci mancherebbe altro. Siamo un paese serio. Naturalmente, chi ha raccontato la storia della villa, cioè Giovanni Ruggeri. E poi Mario Guarino, in vari libri, di Affari del Presidente, inchiesta sul Signor TV, sono stati più volte denunciati da Berlusconi. Hanno sempre vinto le cause, quindi è tutto vero. E ci sono sentenze che lo dicono. E le conosce anche l'avvocato Ghedini, che mi meraviglio che quando uno dice delinquente si offenda, almeno lui dovrebbe avere lette le sentenze. In un condominio della nascente Milano 2 nasce una tv via cavo, Tele Milano 58, che poi da grande si chiamerà Canale 5 e passerà all'Etere. Nel 74 Berlusconi si trasferisce alla villa di Arcore, richiama Dell'Utri, che nel frattempo era tornato a Palermo e si era messo a lavorare in banca, e che gli fa da segretario e anche da amministratore prestanome di un paio di immobiliari. Dell'Utri porta con sé Vittorio Mangano, un mafioso doc che viene travestito da stalliere o fattore e che si occupa della sicurezza della villa e di Berlusconi. Berlusconi dirà che temeva i sequestri di persone, giustamente invece di rivolgersi ai carabinieri o alla polizia, si è rivolto direttamente alla mafia, avendo un senso dello Stato che noi non ce lo possiamo neanche immaginare. È lì che nasce la sua vocazione di statista, potremmo dire. Quando temendo i sequestri, chiama la mafia. Mangano ha già una fedina penale lunga così, nonostante che abbia 34 anni, perché anche lui è precoce, diciamo, è un fan prodige. Diffidato come persona pericolosa nel 67, indagato per reati di ricettazione tettate e tettate estorsione, fermato nel 72 in auto con un mafioso e trafficante di droga. Secondo i carabinieri di Arcore, Dell'Utri ha chiamato Mangano, pur essendo perfettamente a conoscenza del suo poco corretto passato, anzi, proprio perché era a conoscenza del suo poco corretto passato, se no, che se ne facevano di Mangano se era una brava persona? Scusate. Eh. La sentenza definitiva per cui Dell'Utri attualmente è in galera a scontare sette anni per mafia, dice che l'assunzione di Vittorio Mangano avvenne durante una riunione che si tenne a Milano alla presenza di Dellutri, Berlusconi da una parte, e dall'altra parte i boss mafiosi Stefano Bontate, Mimmo Teresi, Francesco Di Carlo, Gaetano Cinà. Sentenza definitiva. In quella riunione ci fu un patto. La mafia proteggeva Berlusconi e Berlusconi aiutava la mafia. E Berlusconi infatti da quel giorno cominciò ogni semestre a versare un tot di denaro a Cosa Nostra. Prima alla mafia di Stefano Bontate, cioè alla mafia palermitana, e poi quando i Corleonesi sterminarono tutti gli uomini di Bontate e Teresi, Berlusconi continuò a pagare la mafia di Salvatore Rina cioè la mafia corleonese, fino almeno al 1992. Quindi qualche lira, qualche lira di Berlusconi forse è servita anche per comprare il tritolo di Capaci e via da d'Amelio. Sono, queste sono sentenze definitive. Sentenze definitive Ghedini le conosce, quindi state tranquilli, sa tutto. Ogni tanto durante la permanenza di Mangano in villa succedevano delle cose spiacevoli, per esempio una sera c'era un amico di Berlusconi che faceva gli anni, Berlusconi gli organizza una festa di compleanno, c'era tutto il gota, c'era Dell'Utri, c'era Confalonieri, c'era Berlusconi, c'era D'Angerio, D'Angerio che si faceva chiamare principe di Sant'Agata ma in realtà non era principe di un bel niente, era un cialtrone, infatti era il miglior amico di Berlusconi, eh, uscito dalla villa viene rapito. Viene rapito, i carabinieri fanno delle indagini e scoprono che probabilmente il basista del sequestro è Mangano, cioè quello che dovrebbe eh, garantire la sicurezza di Berlusconi. Ogni tanto, così per passare il tempo, anche per, ammazzare, per arrotondare, gli sequestra dei ospiti della casa. Eh, Berlusconi viene avvertito dai carabinieri. Eh, dice ah, grazie, buono a sapersi, e si tiene mangano per altri due anni in casa come se niente fosse. Dice, in fondo, sono ragazzi, no? Un po si devono divertire anche loro. C'è chi gioca con l'altalena, con i birilli, quelli sequestrano. Vabbè, che sarà mai? Tanto l'hanno restituito, o meglio, D'Angerio riesce a scappare perché i sequestratori nella nebbia vanno a sbattere con la macchina contro una pianta, e quindi Dangerio, poveretto, riesce. A mettersi in salvo. Non credo che le feste di compleanno successive le abbia fatte ancora ad Arcore, credo che sia rimasto poi a casa sua, che si sentiva più sicuro. Eh, ogni tanto Mangano veniva arrestato a casa di Berlusconi, due volte. Arrivano i carabinieri e dicono guardi portiamo via un attimo il ragazzo perché... C'è una pena definitiva da scontare che è arrivata da Palermo, però lei eh, non si preoccupa e poi scontata la pena, se vuole glielo riportiamo. Infatti lui vuole sempre, se lo fa riportare, finita come nuovo, è un vuoto a rendere praticamente per cui glielo riportano, lui se lo rimette in casa tranquillamente. Eh, il famoso stalliere in una casa dove non c'erano cavalli, no? c'era un cavaliere, cavalli non ce n'erano, però c'era lo stalliere. Eh, e questa, questa menata dello staliere è andata avanti per anni fino a quando i giudici hanno detto: Ma quale staliere? Quello era il guardaspalle. Infatti, accompagnava Marina e Pier Silvio a scuola eh, anche per educarli un po', poveretti eh, per riportarli un po' sulla retta via. Con un padre come quello che avevano, ci voleva un mangano a raddrizzarli no? un pochino. Eh, accompagnava lui al lavoro, accompagnava la prima moglie a fare la spesa. Insomma, era il guardaspalle, era il guardaspalle no lo stalliere. Ogni tanto scoppiavano anche delle bombe ad Arcore, eh, anzi dalla, nella sede della Fininvest a Via Rovani e ogni volta che scoppiava una bomba Berlusconi e Dell'Utri si convincevano che era Mangano, eh, però non gli dicevano niente, non, non lo denunciavano, se lo tenevano stretto tanto diceva beh che sarà mai una bomba ogni tanto, uno può anche passarci sopra, no? Nel 1976 dopo il secondo arresto e il secondo ritorno ad Arcore Mangano viene congedato, così dicono almeno Berlusconi e Dell'Utri, dicono eh, se era saputo in giro che aveva un passato un po' così allora imbarazzati lo abbiamo congedato e Mangano dice ma quale congedato, ho dovuto insistere per andare via che mi volevano trattenere ancora al cancello, non volevano lasciarmi andare via ma io... Eh, insomma, Frequentare quella brutta gente anche a lui imbarazzava, insomma, quindi a un certo punto ha detto voglio andarmene, abbiate pazienza. Ho un nome da difendere, una dignità. Insomma, se si viene a sapere in Sicilia che frequento Berlusconi dell'Utri eh, è brutto e, e quindi va via. Si trasferisce a Milano all'hotel Duca di York dove continua a fare il suo vero mestiere che è quello di trafficante di droga e riciclatore del denaro sporco per la mafia nel nord Italia. Il fatto che eh, abbia ragione Mangano, e cioè che se n'è andato lui di sua spontanea volontà, lo dimostra quello che succede dopo, e cioè che Dellutri continua a frequentarlo come un vecchio amico. Non è affatto vero che è imbarazzato e che lo ha fatto fuori, tant'è che passano poche settimane e compie gli anni eh, il boss di Catania Antonino Calderone. Compiegliani decide di festeggiare con una bella cena a Milano con i picciotti che erano lì in trasferta che lavoravano alla droga eccetera e vuoi mancare alla cena di compleanno del boss di Catania Calderone? No, Dell'Utri è presente naturalmente a festeggiare ai brindisi al ristorante Le Colline Pistoiesi di via Marcona a Milano vicino a Dell'Utri ci sono i boss Nino e Gaetano Grado intanto Berlusconi per precauzione si trasferisce per qualche settimana in Spagna perché continua a ricevere minacce, o meglio ricomincia a ricevere minacce di sequestri, non c'è più Mangano e quindi invece di minacciare i suoi amici, i mafiosi ricominciano a puntare a lui, se ne va un po' in Svizzera, poi in Spagna, poi ritorna. Intanto anche Dell'Utri se ne va. Lascia Berlusconi va a lavorare con eh, Rapisarda. Rapisarda è un amico di Ciancimino, dei Corleonesi, quindi è sempre in buone mani dell'Utri, insomma non è, che, non è che frequenta brutta gente, è sempre gente di un certo livello. E per due anni lavora con Rapisarda, va a lavorare con Rapisarda anche il fratello gemello di Dell'Utri, Alberto. E infatti eh, Rapisarda dà loro da amministrare due società. Marcello amministra la Bresciano Costruzioni, Alberto amministra la Venchi Unica, un impresa dolciaria torinese. Falliscono all'istante, proprio appena i fratelli dell'Utri prendono in mano le due società, tutte e due società fanno bancarotta fraudolenta in simultanea, proprio con la sola forza del pensiero le mandano in bancarotta, tutte e due. Sono due amministratori di grande vaglia. Infatti, Alberto dell'Utri finisce in galera. Marcello eh, resta a piede libero ma perde il lavoro, Rapisarda scappa in Venezuela ospite dei suoi grandi amici Icuntrera Caruana che sono i capi del traffico di droga mondiale, ehm, in quel mentre eh, Rapisarda prende dei documenti falsi e si fa chiamare Alberto Dell'Utri. Poi trasloca a Parigi, Marcello va a trovarlo e non sapendo dove, come pagare l'affitto va ad abitare nella casa di Rapisarda che tanto è vuota perché Rapisarda è scappato all'estero, in via Chiaravalle a Milano. È un palazzetto molto, molto bello, un palazzetto Liberty, dove nel 1994 nascerà il primo club di Forza Italia, proprio quello dove abitava Rapisarda e dove Dell'Utri andò ad abitare. E dove Rapisarda racconterà ai magistrati che ogni tanto arrivava Stefano Bontate, svuotava dei valigioni pieni di contanti, li lasciava Dell'Utri e se ne andava. Intanto Berlusconi viene nominato dal presidente Leone Cavaliere del Lavoro e acquista una piccola quota nel giornale di Montanelli. Tra il 75 e l'83, otto anni, le 24 holding italiana che compongono l'assetto azionario del gruppo Berlusconi, eh, diciamo che sono le controllanti della Fininvest, affluiscono 113 miliardi di lire di allora pari a circa 300 milioni di euro di oggi di provenienza misteriosa, in parte addirittura in contanti. Secondo molti pentiti di mafia sono i soldi che la mafia investe nelle televisioni e, nelle, eh, e in Milano 2. Eh, secondo Berlusconi è una fortunata coincidenza, ma peccato che quando i magistrati gli chiedono dove ha preso tutti quei soldi, lui si sia avvalso della facoltà di non rispondere. Nel frattempo si è incappucciato perché eh, nel 70... Sette, scusate, nel... Eccolo qua. nel 78, 26 gennaio, Berlusconi, presentato a Licio Gelli da Roberto Gervaso, viene affiliato alla loggia P2 con la tessera 1816, il grado massonico di apprendista muratore e di lì a poco inizia a ricevere crediti enormi da due banche che hanno dirigenti ben messi dentro la P2, il Monte dei Paschi e la Banca Nazionale del Lavoro. Inizia a collaborare come notista economico con il Corriere della Sera che è controllato dalla loggia P2, che ha l'editore e il direttore iscritti alla P2. Nel 79 completa la costruzione di Milano 2 e Berlusconi finalmente diventa presidente di una sua società. Gli arriva in casa, anzi in azienda, la Guardia di Finanza che deve fare una verifica all'Edil Nord e accerta violazioni sulle norme valutarie e ipotesi di attività estero vestite da parte del dottor Berlusconi. Quindi arriva il finanziere, anzi sono tre i finanzieri che gli entrano nel, negli uffici e gli chiedono chi è. E lui, che è il proprietario dell'Edil Nord, dice sono un semplice consulente. Incaricato per la progettazione e la direzione generale, cioè praticamente si spaccia per il capomastro del cantiere di Milano 2, mentre è il padrone. I finanzieri di solito non è che si accontentano di così poco, indagano, quelli no. Eh, il capo della, della squadretta dei finanzieri, il capitano Massimo Maria Berruti, poco dopo lascia la Guardia di Finanze e viene assunto come avvocato dalla Fininvest. Eh, il suo braccio destro. Il tenente Gallo verrà ritrovato anche lui nelle liste della loggia P2, quindi diciamo che era un'ispezione a occhi chiusi e tutte quelle irregolarità valutarie riscontrate se ne vanno in cavalleria. 1980 Berlusconi fonda Publitalia, la concessionaria pubblicitaria delle sue reti televisive, anzi della sua rete televisiva, perché per il momento lui ha soltanto canale 5. Fa rientrare Dell'Utri dal gruppo Rapisarda eh, e lo nomina presidente e amministratore delegato di Publitalia, quello stesso Dell'Utri che viene intercettato proprio in quell'anno, nell'80, dalla Criminal Poly in un'indagine per traffico di droga. Al telefono con chi? Con Vittorio Mangano. Chi non muore si rivede. Eh, Mangano gli propone il secondo affare che ho trovato per il suo cavallo. Dell'utri risponde per i cavalli occorrono i piccioli e io non ne ho. Mangano gli dice se li faccia dare dal suo principale Silvio. Silvio è il nostro statista che c'era ieri al Quirinale, tanto per essere chiari, compare in queste simpatiche conversazioni dove si parla di cavalli. Borsellino dirà che cavalli nel gergo di Mangano erano spesso partite di droga. Del resto, di tutti questi cavalli di cui si parla, dello Stalier, non si è mai trovata traccia, eh, proprio parlando di quadrupedi eh, con la coda, eccetera. Dell'Utri, quando Mangano gli dice si faccia dare i soldi per i cavalli dal suo principale Silvio, Dell'Utri risponde a Mangano: quello lì non suda, che vuol dire non sgancia, non paga, è tirato, cioè il braccino corto, almeno per i cavalli. Eh, due mesi dopo, Dell'Utri è a Londra. C'è una grande cerimonia nuziale, eh, non a Buckingham Palace. Naturalmente si sposa un certo Jimmy Fauci, pluripregiudicato, ovviamente amico del boss, eh, dei boss mafiosi che gestisce il traffico di droga del clan Contrera-Caruana fra l'Italia, la Gran Bretagna e il Canada. Eh, può mancare dell'utri alle nozze di Jimmy Fauci a Londra? Assolutamente no, infatti è lì. Alla presenza anche del boss Mimmo Teresi, del boss Francesco Di Carlo e del boss Gaetano Cinà. Manca soltanto Stefano Bontade alla triade, no? che era presente nel 74 all'assunzione di Mangano. Sono tutti a Londra per le nozze di Jimmy. Mangano non c'è e infatti viene arrestato di lì a poco su mandato di Giovanni Falcone per traffico di droga e sarà condannato al processo Spatola per associazione delinquere con la mafia e poi al maxi processo per traffico di droga. Quindi dimenticatevi Mangano perché si fa 11 anni di galera ininterrotta. Intanto Berlusconi riceve notizia che la Guardia di Finanza sta tornando da lui. Chissà perché quando arriva la Finanza lui si preoccupa, no? è curioso. Evidentemente ha un'autostima molto bassa oppure ha molte cose da nascondere. Infatti invece di accogliere i finanzieri dicendo non ho niente da nascondere, prego, scrive a Craxi, che è appena entrato nella maggioranza del governo Cossiga, segretario socialista. Caro Bettino, come ti ho accennato verbalmente, Radiofante, cioè le voci dall'interno dell'esercito, de dell ha annunciato che dopo la visita a Torino, Guffanti e Cabassi, a, la polizia tributaria si interesserà a me ti ringrazio per quello che crederai sia giusto fare, pensate che meraviglia se tutti gli imprenditori italiani quando si avvicina alla finanza potessero scrivere o telefonare al loro politico di riferimento dicendo ti ringrazio per quello che vorrai fare, la guardia di finanza non farebbe assolutamente niente tutto il giorno, lui aveva questa stessa fortuna. Lo stesso anno si innamora di Veronica Lario vedendola recitare completamente nuda nel magnifico cornuto di ehm, Enrico... Della compagnia di Enrico Maria Salerno, eh, e inizia a fare la corte. La, Veronica diventa la sua fidanzata, ma non può portarla ad Arcore perché c'è la moglie, e così la parcheggia in un'ala eh, del palazzo di Via Rovani, quello dove ogni tanto Mangano metteva una bomba, eh, tanto è in carcere, quindi è al sicuro per qualche tempo la ragazza. E. Ehm, e quindi, come la principessa sul Pisello, rimane lì clandestina per due anni fino a che non partorirà la prima figlia di secondo letto, Barbara. A quel punto poi ci sarà l'ufficializzazione e il divorzio. 1981 scoppia lo scandalo della P2, si scopre che Berlusconi è membro della Loggia di Gelli. Intanto in Sicilia vengono sterminati tutti i mafiosi amici suoi, Bontate, Teresi, eccetera, eccetera. Si salva Mangano perché è in galera, si salva Buscetta perché scappa in Brasile, si salva Badalamenti perché viene arrestato in America. Gli altri vengono uccisi tutti, è la seconda guerra di mafia. Arrivano i corleonesi e cambia il referente che va a prendere i soldi da dell'utri, i soldi di Berlusconi da dell'utri. Eh, I nuovi galoppini che vanno a prendere i soldi da Dell'Utri sono i fratelli Ignazio e Giovanni Battista Pullarà, capi del clan di Santa Maria del Gesù a Palermo. Nell'82 Berlusconi compra Italia 1 dall'editore Rusconi, nel 1983 viene indagato per la prima volta per traffico di droga e riciclaggio di denaro sporco dalla Guardia di Finanza che gli mette sotto controllo i telefoni e scrive in un rapporto investigativo, è stato segnalato che il noto Berlusconi Silvio, interessato all'emittente televisiva privata Canale 5, finanzierebbe un intenso traffico di sostanze stupefacenti dalla Sicilia con diramazioni sia in Francia che nelle altre regioni italiane, in particolare Lombardia e Lazio. Il predetto sarebbe al centro di grosse speculazioni edilizie e opererebbe nella costa smeralda avvalendosi di società di Comodo aventi sede a Vaduz e comunque all'estero. Operativamente, le società in questione avrebbero conferito ampio mandato di professionisti della zona. Roma 30 maggio 1983. Otto anni dopo, questa inchiesta verrà archiviata. Berlusconi, intanto, mette su affari immobiliari in Costa Smeralda con Flavio Carboni che a sua volta è un uomo in contatto con la banda della Magliana e con uomini vicini a Cosa Nostra, ed è l'ultima persona che nell'82 vede vivo Roberto Calvi, prima che Calvi finisca impiccato a testa in giù sotto il ponte dei frati neri. Nasce l'operazione Olbia 2, una mega speculazione edilizia, una colata di cemento che distrugge completamente la parte più bella della costa Smeralda. Berlusconi è socio occulto di fatto con Flavio Carboni che investe i soldi della banda della Magliana e di Pippo Calò, il cassiere di Cosa Nostra a Roma. Lì acquista a Porto Rotondo quattro delle dodici società create da Carboni e poi comprerà sempre da Carboni anche Villa La Certosa, la villa che ha a Porto Rotondo in Costa Smeralda. Nel 1984 compra anche la sua terza televisione, Rete 4, dal gruppo Mondadori e comincia a rastrellare azioni per prendere una piccola quota nel gruppo editoriale che appartiene alla famiglia Mondadori, Formenton e a Carlo De Benedetti. E così ha tre televisioni, solo che non possono trasmettere in diretta e nemmeno in simultanea. Perché quello è un privilegio riservato soltanto alla RAI, alla TV di Stato, dalle leggi italiane. Allora lui aggira l'ostacolo, compra antenne in tutta Italia, o meglio compra l'elettronica industriale, che è una società di antenne di proprietà di Adriano Gagliani, eh, che praticamente gli illumina tutta l'Italia con le sue antenne, eh, che poi trasmettono programmi di televisioni regionali. Tutte quante vengono affiliate ai tre marchi, Italia 1, rete 4, canale 5, e così Berlusconi manda i pizzoni con le bobine, con i nastri delle trasmissioni registrate, che vengono mandate in simultanea in tutta Italia come se fossero in diretta. Peccato che la legge lo vieti. Nel 1984 Berlusconi viene indagato. Per ehm, interruzione di pubblico servizio, perché ha delle antenne abusive sul Monte Cavo che interferiscono nelle frequenze radio della Protezione Civile e dell'aeroporto di Fiumicino. Per sua fortuna il giudice che indaga è Renato Squillante, e per sua fortuna il suo avvocato è Cesare Previti, che eh, tiene a libro paga Renato Squillante. L'inchiesta su Berlusconi verrà archiviata a tempo di record, mentre gli altri 45 imputati accusati di antenne abusive per altre emittenti verranno tenuti lì sulla graticola per altri sette anni e se la caveranno soltanto grazie all'amnistia. Non sanno, poveretti, che il giudice ha un conto estero in Svizzera comunicante con quello di Previti, che a sua volta ne ha uno comunicante con quelli della Fininvest. Ma siccome quel modo di trasmettere eh, su scala nazionale in simultanea è vietato dalla legge, alla fine del dell'84 i tre pretori, tre pretori di Torino, Pescara e Roma sequestrano gli impianti della Fininvest per indurli a rispettare la legge, cioè a trasmettere un po' scaglionati da regione a regione i programmi, come prevede la legge. Berlusconi scatena l'autoscuramento. Cioè spegne le sue televisioni e fa credere agli italiani che le abbiano spente i magistrati. Mentre i magistrati non hanno spento un bel niente, li hanno semplicemente detto di trasmettere non in interconnessione simultanea. Ovviamente la gente beve tutto, Maurizio Costanzo lancia la grande campagna Vietato Vietare, che è una filosofia di vita proprio. Noi facciamo come cazzo ci pare, questa è la traduzione praticamente. Bettino Crax in quel mentre è a Londra in visita a Margaret Thatcher ed è il nostro presidente del Consiglio. Ma che ci stai a fare con la Thatcher quando esplode un'emergenza come quella dei tre pretori che vogliono far rispettare la legge a Berlusconi? Rientra precipitosamente dalla visita a Londra e vara un decreto urgente, detto decreto Berlusconi, dal nome del beneficiario o come direbbe Ghedini, utilizzatore finale. Eh, che riaccende miracolosamente le tv e consente loro di trasmettere in interconnessione contro la legge, neutralizza per legge un'ordinanza dei pretori. Naturalmente il decreto è incostituzionale, infatti persino la democrazia cristiana, che rispetto a Berlusconi e a Craxi aveva un grande senso dello Stato, che è tutto dire, no? per, per, è tutto relativo, la, la DC non converte in legge quel decreto perché lo ritiene incostituzionale e allora Craxi ne fa un altro uguale minacciando i democristiani che se non lo convertono in legge si va alle elezioni anticipate. Che più o meno è quello che sta succedendo in questi giorni, non da parte di Craxi, che ovviamente agiva per conto di Berlusconi, per conto di Berlusconi che agisce per conto di se stesso e non deve neanche pagare il conto a Craxi, no? perché dovrebbe fare un giro conto e pagare se stesso per i favori che lui stesso fa a se medesimo. Il decreto così diventa legge e così l'illegalità per la prima volta viene legalizzata. Nel 1985 Berlusconi si sdebita con Craxi perché, perché Liri sta per sbolognare un'azienda decotta, un'azienda che costa allo Stato un sacco di soldi e non rende niente. Si chiama Sme, che mette insieme un po' di marchi dell'alimentare. perché lo Stato deve fare panettoni, motta, palettoni Alemagna, uova di Pasqua, questo faceva la SME, vendiamola, privatizziamola, dice Prodi, che è presidente dell'IRI. Chi la vuole comprare? Un unico compratore, il proprietario della Boitoni, chiede Benedetti, ma dato che De Benedetti sta sulle palle a Craxi, perché edita i giornali della Mondadori che sono nemici di Craxi, sono un po' più di sinistra, allora Craxi dice a Berlusconi di impedire che De Benedetti compri la SME. Berlusconi cosa fa? Riunisce due imprenditori del ramo alimentare, Barilla e Ferrero, e li convince a fare un'offerta un filino più alta di quella di De Benedetti, poco poco. Ma dato che quelli tardano a farsi convincere, manda avanti un prestanome di Previti a fare un'offerta coperta. C'è un certo avvocato Scalera che presenta un'offerta e non dice di chi è. È Berlusconi quello che fa l'offerta, ma non compare. Così, offerta coperta, poi offerta scoperta di Berlusconi, Barilla e Ferrero, l'affare salta e praticamente De Benedetti denuncia Liri per avere tradito il patto già sottoscritto. La causa finisce davanti a un magistrato della tribunale di Roma fortuna per berlusconi e previti vuole che quel giudice sia il giudice Filippo Verde che è un ottimo amico di Cesare Previti e quindi la causa dà ragione a berlusconi e torto a de benedetti intanto berlusconi ufficializza il legame con veronica molla la prima moglie eh, e compra a veronica lario e poi ai figli che verranno, Eleonora, Luigi oltre a Barbara, una villa settecentesca, stavolta a Macherio, sempre in Brianza. Ma come vi dicevo, comprare una villa e seguire le leggi non è da Berlusconi. Riesce a violarle anche comprando quella villa, pagando dei fondi neri ehm, eh, al proprietario. E infatti avrà un processo anche per Macherio. Nell'86 compra il Milan. Poi mette su una televisione in Francia, la Senk, grazie all'appoggio dei socialisti. Poi però arrivano i gollisti di Chirac e la Senk, senza più gli appoggi politici, chiude perché questo grande imprenditore, quando non ha appoggi politici, è una pippa di dimensioni gal galattiche. Lo spacciano per grande imprenditore perché aveva dietro la mafia, Craxi, la P2, eccetera, ma ha lasciato nudo a se stesso, non ne ha mai azzeccata una, mai, mai. Infatti lo dimostra l'avventura francese, i socialisti gli spalancano le porte, poi finiscono gli appoggi politici e ti saluto la SENC, c'è una memorabile dichiarazione di Chirac, neo-presidente francese, che esulta per la cacciata del barbaro, vi lascio immaginare la merda che trasmetteva la SENC in un paese come la Francia. E quindi eh, Chirac si felicita col popolo francese per il ritorno in Italia di questo vendeur de soupe, lo chiama, questo venditore di minestre. Questa è la definizione che dà Chirac, che dopo delinquente, devo dire, è la migliore. 28 novembre 86, attenzione, scoppia un'altra bomba contro il palazzo di Via Rovani. Per fortuna Veronica è già a Macerio. Berlusconi a chi pensa? Ormai è un riflesso condizionato, dice sarà mangano. Sarà mangano. Infatti arrivano i carabinieri che hanno sentito il botto, eh, non perché lui abbia denunciato, lui non denuncia mai in questi casi meglio lasciar perdere. Già c'hai sempre i carabinieri, i magistrati finanzieri in casa, ci manca ancora che li chiami, no? poi magari entrano, non se ne vanno più, lasciamo perdere. Però quelli sentono il botto e arrivano. E lui dice guardi secondo me è Mangano, poi va ad Arcore e chiama Dell'Utri, senza sapere che Dell'Utri tanto per cambiare è intercettato dalla procura di Milano in un'inchiesta per mafia e quindi questa telefonata c'è, è meravigliosa. E gli dice è stato Mangano e l'altro fa ah sì? Perché a Dell'Utri gli risulta che Mangano è in galera, no? dice come fa dalla galera con la forza del pensiero a far esplodere via Rovani, cioè. No, no, è stato mangano, dice Berlusconi. Un chilo di polvere nera, una cosa rozzissima, ma fatta con molto rispetto, quasi con affetto. Cioè, sono quelle cose, no? Che ti restano nel cuore, no? Poi che no. La prima bomba non si scorda mai, anche la seconda. Sono le modalità. Manca solo la M di mangano, no? Però sono le tipiche modalità di mangano, un altro no? Magari farebbe sfracelli, sarebbe anche scarbato. Invece, lui proprio carino, no? Chilo di polvere nera, una cosa rozzissima fatta con molto rispetto, quasi con affetto. Un altro manderebbe una lettera raccomandata, lui invece ha messo la bomba. È un suo modo di esprimersi. È un... un altro farebbe una lettera scrivendo. Pagate tot entro la tal data, altrimenti salta tutto. No? Invece lui, carino, no? più, più garbato, lui invece ha messo la bomba, risponde dell'Utri. Per forza non sa scrivere. Ecco, vedete, c'è sempre un'alternativa all'analfabetismo. No? A quel punto Berlusconi minimizza, dice: sì, in fondo è un segnale acustico. Guardate, che. Cioè, tipo, dopo il segnale acustico, lasciare un messaggio, pam! E aggiunge: spiacerebbe se i carabinieri da questa roba qui gli tolgono la libertà personale di nuovo. Ecco, pare brutto riarrestarlo per così poco, no? in fondo, per un segnale acustico. Ora. Chi risolve il rebus? Mangano è dentro è fuori. Boh, Dell'utri risolve, Dellutri sa sempre tutto. Chiama Cinà. Cinà ha proprio l'elenco dei detenuti, c'è questo è dentro, questo è fuori, questo è Cinà però al telefono non parla, a differenza di questi che sono dei dilettanti, Cinà è un vero mafioso. Prende l'aereo e va a Milano. A Milano da Dellutri gli dice no, no, guarda, Mangano è ancora in galera, non è stato lui. Tant'è che poi i pentiti diranno che quello era un attentato fatto da, eh, dagli uomini di Santa Paola, i nuovi capi della mafia di Catania, che volevano aumentare un po' la quota, Fininvest, non sapendo scrivere, no? invece di dire la quota è insufficiente, rimpolpare. No? Ha messo la bomba questo segnalino acustico, che comunque è subito arrivato a destinazione. Infatti, Berlusconi aumenta. Gli stanziamenti per cosa nostra. A fine anno per Natale Gaetano Cinà spedisce a Berlusconi dell'Utri con falonieri tre cassate in regalo. Quella di Berlusconi pesa 12 kg, tant'è che pensate 12 kg, <ride> roba mostruosa. Tant'è che Cinà dice a Dell'Utri ho dovuto far fare una cassa apposta dal falegname e ci ho fatto disegnare sopra anche lo stemma di Canale 5, il Biscione, una cassata col Biscione, mandata da Cinà. Nell'87, anzi nell'88, Berlusconi chiama un suo amico immobiliarista, Renato Della Valle, che è intercettato naturalmente. Tutti gli amici di Berlusconi sono intercettati, ma non perché sono amici di Berlusconi, perché sono delinquenti. E Berlusconi dice a questo Della Valle, non c'entra niente con Diego Della Valle, è un immobiliarista. Ho un casino abbastanza grosso per cui devo mandare via i miei figli, dice Berlusconi, che stanno partendo adesso per l'estero perché mi hanno fatto un'estorsione in maniera brutta, una cosa che mi è capitata altre volte dieci anni fa e adesso sono ritornati fuori. Sai, siccome mi hanno detto che se entro una certa data non faccio una roba, mi consegnano la testa di mio figlio a me ed espongono il corpo in piazza Duomo, sono cose poco carine da sentirsi dire e allora ho deciso: li mando in America e buonanotte. Se fossi sicuro di togliermi questa roba dalle palle, pagherei tranquillo. cioè, se fosse il solito segnale acustico, no, io pago, figuriamoci. Ma questi mi hanno detto che mi fanno trovare la testa di mio figlio, poi Pier Silvio, no? eh, eh, e la l'appendono in piazza Duomo. E quindi Berlusconi li manda all'estero. Avrà denunciato? Questo tentativo di estorsione. Naturalmente no, noi lo sappiamo perché Della Valle era intercettato, ma non certamente perché lui abbia denunciato. Anzi, quando i magistrati di Palermo cercheranno di capire che cosa doveva fare entro una certa data per evitare che uccidessero suo figlio, Berlusconi si avverrà della facoltà di non rispondere esattamente come quando gli hanno chiesto dove aveva preso tutti quei soldi. Nell'88 acquista la standa dal gruppo Ferruzzi Montedison e poi dà un'altra scalatina alla Mondadori, diventando il terzo socio dopo De Benedetti e gli eredi Mondadori Formenton. Però De Benedetti si fa furbo e fa con la famiglia Mondadori Formenton un accordo scritto in cui gli eredi Mondadori si impegnano a dargli tutte le loro azioni. Entro il 30 gennaio del 91 e così la proprietà è blindata in mano a De Benedetti. La Mondadori controlla Repubblica, L'Espresso, Panorama, Epoca, una miriade di giornali locali e poi tutto il ramo Libri, è il primo gruppo editoriale italiano. Ma Craxi vuole metterci le mani su quel gruppo, perché è un gruppo vicino alla sinistra e ostile a Craxi, ad Andreotti e a Forlani che governano l'Italia e chiusa per comprarsi la Mondadori, anzi per rubarsi la Mondadori, Berlusconi, che gli deve i favori dai tempi dei decreti e che adesso gli dovrà di nuovo dei favori perché sta arrivando la legge Mammi sulle televisioni. Che se mai prevedesse un principio antitrust in quale paese del mondo consentirebbe al cavaliere di avere tre televisioni? In un paese dove ce n'erano sei, è un pezzettino. E infatti Berlusconi parte alla scalata, parte alla scalata della Mondadori, e nel 1990 convince gli eredi Mondadori a dare a lui le azioni che avevano per iscritto promesso a De Benedetti, cioè a tradire un patto scritto. De Benedetti, ovviamente, eh, rivendica la proprietà di quelle azioni. Berlusconi dice sono mie, De Benedetti dice sono mie. Le due parti in conflitto si affidano a un arbitrato. Il presidente del collegio arbitrario decide il tribunale, uno dei due arbitri lo decide De Benedetti, uno dei due arbitri lo decide Berlusconi e la famiglia Mondadori. L'arbitrato dà ragione a De Benedetti. L'accordo di De Benedetti con i Formentò-Mondadori era valido, la Mondadori è sua. Berlusconi, siccome gli arbitri gli hanno dato torto, impugna il lodo arbitrale, il famoso lodo Mondadori, davanti alla Corte d'Appello di Roma. E lì, altro colpo di fortuna. Il giudice che fa la sentenza è un giudice a libro paga di Prebiti con soldi di Berlusconi. E infatti si pecca 400 milioni di lire in cambio di una sentenza comprata che annulla il lodo Mondadori e regala la Mondadori a Berlusconi. Questa sentenza è comprata secondo un verdetto definitivo della magistratura italiana, che naturalmente arriverà vent'anni dopo. E Berlusconi dovrà risarcire con 560 milioni di euro De Benedetti per avergli rubato la Mondadori, con dentro i libri i giornali. Quindi, quando voi leggete Mondadori sotto un libro. Voi pensate a Marina Berlusconi e a suo padre, bene, sappiate che l'hanno rubata, non è loro, è refurtiva la Mondadori, ok? È refurtiva. 1991 avvenivano queste cose e nel 92 esplode Tangentopoli. Intanto a Palermo c'è grande movimento perché? perché la Cassazione ha confermato le, le condanne dei mafiosi al maxi processo. Dellutri è impegnato all'inizio dell'anno in una missione di alto concetto. Deve ehm, propiziare un provino nelle giovanili del Milan per Gaetano d'Agostino, un giovane calciatore figlio di un eh, complice dei fratelli Graviano. Cioè, quelli che stanno organizzando le stragi che di lì a poco esploderanno. Il 6 aprile ci sono le elezioni politiche. Berlusconi gira uno spot al pianoforte in cui con Bobo Craxi e Caterina Caselli fa eh, un invito a votare per il Partito Socialista per la grande credibilità del governo Craxi. Porta anche bene perché nel giro di sei mesi Craxi riceve l'avviso di garanzia e finisce la sua carriera politica. Il 21 maggio. In Parlamento si vota per il nuovo presidente della Repubblica. Due giornalisti francesi di Canal Plus vanno a intervistare Paolo Borsellino per un'inchiesta sul traffico di droga e Borsellino racconta che ci sono ancora indagini aperte a Palermo sui rapporti fra Mangano, Dell'Utri e Berlusconi. Due giorni dopo, Giovanni Falcone salta in aria all'autostrada di Capaci insieme alla moglie e agli uomini della scorta. La strage accelera la crisi per l'elezione del presidente, dopo 15 giorni di fumate nere finalmente viene eletto non più Andreotti che dalla strage Lima e dalla strage Falcone tutti hanno capito essere il vero obiettivo dei mafiosi per non avere bloccato il maxi processo in Cassazione, non avere imposto il solito giudice ammazza sentenze, Corrado Carnevale, a presiedere il collegio e quindi viene eletto al suo posto Oscar Luigi Scalfaro, che di lì a poco chiama Giuliano Amato a presiedere il nuovo governo, perché non Craxi? Perché tutti sanno che Craxi ha i giorni contati, con l'inchiesta di mani pulite che sta arrivando rapidamente a lui. Dopo la strage di Capaci, Marcello De Lutri ha un'intuizione, qui crolla tutto. I partiti finiranno presto, noi resteremo senza sponsor in Parlamento, dobbiamo buttarci in politica direttamente noi, come Fininvest dice. Ma non lo dice Berlusconi, lo dice un suo consulente, Ezio Cartotto, e gli commissiona uno studio per un partito della Fininvest cartotto di nascosto pagato da Publiitalia con fatture false, ci mancherebbe altro, eh, inizia a lavorare a quella che poi si chiamerà Forza Italia. Intanto il 19 luglio c'è l'altra strage a Palermo e viene ammazzato Paolo Borsellino insieme agli uomini della scorta. Eh, e iniziano le indagini sulla Fininvest. Mani Pulite arriva in Fininvest fin dal 92 indagando tutti i principali collaboratori di Berlusconi, il fratello Paolo che entra e esce di galera, Dell'Utri, Confalonieri, Gianniletta, Galliani, tutti quanti verranno indagati. No, questo per smentire la leggenda secondo cui Berlusconi fu colpito solo quando entrò in politica. È esattamente il contrario. Berlusconi entrò in politica perché mani pulite stava arrivando a lui. Le inchieste non sono la conseguenza del suo ingresso in politica, sono il movente del suo ingresso in politica. Stavano per arrestarlo, ovviamente, come stava succedendo in tutti i grandi gruppi imprenditoriali. Nel 1993 Dellutri viene beccato mentre è in contatto con alcuni... Eh, signori del sud che stanno fondando i partiti della mafia che si chiamano Leghe Siciliane, Sicilia Libera e altri, ma poi vira decisamente verso quella sua idea che adesso è condivisa anche da Berlusconi, e cioè un partito della Finibest. Berlusconi comunica che entrerà in politica il 4 aprile del 93, quindi un anno prima di farlo. A Bettino Craxi in una riunione ad Arcore insieme a Cartotto, il consulente di Dell'Utri. L'8 aprile Gianni Letta confessa una tangente al Partito Socialdemocratico. Il 18 maggio viene arrestato per corruzione il braccio destro del ministro Mammì, che è quello che ha fatto la legge sulle televisioni su misura per la Fininvest. E poi vengono. Fuori altre tangenti del gruppo che inducono Berlusconi ad accelerare il progetto Forza Italia sperando di arrivare prima che arrivino i magistrati a lui. Cade il governo Amato perché gli avevano indagato quasi tutti i ministri, per cui erano otto ministri indagati, restava solo Amato, praticamente, ha spento la luce, ha chiuso la porta, è solitario, ha lasciato al governo Ciampi che doveva tenere buono per qualche mese prima di arrivare alle elezioni. Ma nel gruppo Fini invece c'era anche chi si opponeva all'ingresso in politica, chi era contrario al progetto di Berlusconi Montanelli, direttore del giornale, eh, Gianiletta eh, e Fedele Confalonieri, ma soprattutto Maurizio Costanzo. E infatti il 14 maggio la mafia manda un segnale acustico a Maurizio Costanzo facendogli saltare la, la macchina e eh, per un pelo Maurizio Costanzo non ci lascia le penne nella strage di Via Fauro. Il 27 maggio, altra autobomba a Firenze alla Torre dei Pulci che si mangia un pezzo di Museo degli Uffizi, altri morti e feriti e poi eh, sono le prime volte che Cosa Nostra colpisce nel continente. Il 29 giugno, dell'utri Previti e altri bellusconiani di ferro costituiscono l'associazione per il buon governo presso lo studio del notaio Roveda a Milano. Il 3 luglio Berlusconi riunisce ad Arcore i dirigenti del Fininvest, i direttori delle, dei suoi giornali e delle sue tv e dice che si sente perseguitato dai giudici e che bisogna assolutamente entrare in politica. Poi preso da un attimo di sconforto, Dice, non so se facciamo bene, con Farogniere e Letta dicono che è una pazzia entrare in politica, mi distruggeranno, faranno di tutto, andranno a frugare tutte le carte, diranno che sono un mafioso. Che è strana no? come presagio per un imprenditore della Brianza. Cioè, Voi conoscete qualcuno della Brianza che dice, diranno che sono un mafioso, perché sta in Brianza? A lui invece aveva sta fissa, no? diranno che sono un mafioso, chissà come mai, cosa devo fare, a volte mi capita perfino di mettermi a piangere quando sono sotto la doccia, pensate a questa scena straziante. Intanto Salvatore Cancemi, primo boss della cupola a pentirsi, si consegna alla giustizia e inizia a parlare di mafia e politica. Di lì a poco racconterà proprio quello che teme Berlusconi, e cioè rapporti tra la mafia, Dell'Utri, Berlusconi e le stragi. 27 luglio ci sono le stragi di Milano e di Roma, alle Basiliche e al Padiglione di Arte Contemporanea. Il 6 settembre Berlusconi inaugura il primo club di Forza Italia nella casa di Rapisarda, dove abitava anche Dellutri e dove ogni tanto bontate rovesciava le sue valigie piene di contanti. La mafia abbandona il progetto di fare il suo partito, Sicilia Libera, perché ce n'è un altro molto più promettente, quello che Dellutri sta portando avanti. E infatti Provenzano, secondo tutti i suoi collaboratori pentiti, fa, vota e fa votare. Per Forza Italia. Dell'Utri ricomincia a incontrare Mangano. A novembre del 93, a quattro mesi dalle elezioni, Mangano è appena uscito di galera dopo 11 anni. Va a trovare Dell'Utri, Dell'Utri non è che lo mette alla porta dicendo: Ma come faccio a incontrarti? Sei appena stato in galera per 11 anni, fatto arrestare e condannare da Falcone e Borsellino, che sono morti, come faccio a, a riceverti? E invece, nelle sue agende proprio si trovano gli appuntamenti. 2 ma novembre: Mangano. Vittorio sarà a Milano per parlare. Problema personale, annuncia, annota la segretaria di Dell'Utri. Mangano verso il 30 novembre, avverte lui quando arriva. Interrogato dai magistrati di Palermo, Dellutri spiegherà che Mangano andava continuamente a Milano asfissiandolo con dei suoi problemi di salute. Essendo malato, Mangano andava da uno laureato in legge eh, che si occupava di pubblicità per curarsi, praticamente, con tutti i medici bravi che ha la mafia, andava a Milano e si curava da Dellutri e, no, e noi naturalmente ci crediamo. Il 94 inizia con quella che dovrebbe essere l'ultima strage. Il 21 gennaio c'è una partita della Roma all'Olimpico e lì Spatuzza, il killer dei Graviano, ha sistemato una bomba, un'autobomba che deve fare strage di carabinieri al termine della partita. La bomba non esplode per un guasto all'innesco. Spatuzza Viene lasciato a Roma per riprovarci in una successiva domenica, ma nella stessa settimana, il 27, Berlusconi annuncia la discesa in campo e da allora la strage non verrà più fatta, non c'è più bisogno di stragi. Così come sono iniziate, le stragi finiscono di botto, all'improvviso. Uno può pensare che i mafiosi abbiano voluto fare due anni di fuochi d'artificio, che fossero impazziti o che fossero nervosi. Oppure può pensare che volessero lanciare dei segnali acustici e che i segnali acustici alla fine siano stati recepiti da qualcuno, tant'è che sono finiti anche i segnali acustici, così come erano iniziati. È singolare che le stragi si interrompano con l'annuncio, in, eh, con la videocassetta registrata con la calza davanti alla telecamera di Berlusconi che dice questo è il paese che amo e ho deciso di scendere in campo per la moralizzazione della vita pubblica e altre amenità che vi risparmio. Così inizia l'avventura politica di Berlusconi che naturalmente continuerà negli anni e che non ho tempo ovviamente di raccontarvi, ma molti di voi l'hanno sicuramente seguita e altri ne hanno sicuramente sentito parlare. Vorrei concludere... Dato che ci hanno detto per tutta la campagna elettorale che l'Italia rischiava di finire nel baratro del populismo, dell'iscredito, delle mani di incompetenti che ci avrebbero fatto fare figure tremende a livello internazionale, populisti, antieuropeisti, gente che non sa come si tratta con gli statisti. Ve lo vedete un Di Maio o un Salvini parlare con la Merkel? No? Invece. Pensi che le portava la maglia di Gomez, non di Peter Gomez del giocatore della Fiorentina, a una Merkel che aveva già tutta la collezione di Gomez perché è tedesco ovviamente, eh, o Berlusconi che faceva le corne, il cucù, eccetera. A Verne, no? E quindi così ho collezionato la serie di sue esternazioni. La mia carriera canora è cominciata con una tournée in Libano. Berlusconi non è mai stato in Libano, mai. Al Gardenia di Milano, come poi sarebbe avvenuto a Parigi, dopo aver cantato mi buttavo in pista per ballare con le bionde. Berlusconi non ha mai suonato a Parigi, mai. Ho studiato due anni a Parigi alla Sorbona. E per mantenermi dovevo suonare e cantare nei locali della capitale. Giuseppe Fiori, suo biografo, ha controllato nei registri della Sorbona. Berlusconi non ha mai messo piede alla Sorbona. A Parigi facevo il canottaggio ed ero campione italiano studentesco con il Cus di Milano. Dalle dimensioni sarebbe compatibile, no? devi essere molto ridotti per entrare in una... però non risulta che Berlusconi sia mai stato campione di nulla, né tantomeno di canottaggio. Sono uno dei pochi politici che fa politica non per soldi. Sono un imprenditore che non ha mai fatto affari, forse voleva dire un politico che non ha mai fatto affari e già è grossa, no? Ma un imprenditore che non ha mai fatto affari uno dice allora sei una pippa vera, no? Cioè, non ho mai pagato una donna in vita mia. cioè Noi di Forza Italia abbiamo una moralità di livello così elevato che gli altri non possono nemmeno percepirlo, infatti, nessuno l'ha poi percepito. Questo è un interrogatorio. I magistrati lo accusano di una tangente di 23 miliardi a craxi, tutto documentato, estero su estero, bonifici in Svizzera, roba seria. Lui dice, giuro sulla testa dei miei figli che non è vero niente. Poi va dai magistrati e dice, sono innocente, infatti le pare che avrei giurato il falso sulla cosa che ho più cara, cioè i miei figli. Ma vi pare che uno si possa difendere in questo modo? Cioè va dal magistrato e dice, guardi, sì figli, ho giurato sui miei figli qui. Io ricordo che Dario Fo faceva una gag meravigliosa di Berlusconi che giurava sui suoi figli e ai figli gli veniva una dissenteria immediata. Ogni volta che giurava una balla su di loro. Questa l'ha detta in tribunale, in un processo per corruzione di giudici. Solo un folle pagherebbe dei giudici da banca a banca anziché in contanti. <ride> io, mi ricordo, io mi ricordo che c'era la presidente, la, Pont, la Luisa Ponti, quella col caschetto, no? che ci è invecchiata in quel processo, che è durato anni, con le ragnatele, coso. Che lo guardava mentre lui spiegava come si fa a corrompere un giudice. No? C'è anche il gesto della tasca come dire: si tira fuori e si dà il rotolo. No, ma, cioè, ma dai su, il guaio è che avevano trovato i bonifici. Lui diceva: Ma dai, un giudice avrebbe dovuto dire: Vabbè, il bonifico è un'illusione ottica, perché lui mi sta spiegando che è da scemi fare il bonifico. Il problema è che c'era il bonifico. Questa l'ha detta la festa nazionale della Guardia di Finanza. C'è una norma di diritto naturale che dice che se lo Stato ti chiede un terzo di quello che con tanta fatica hai guadagnato, questa ti sembra una richiesta giusta e gliela dai. Se lo Stato ti chiede di più o molto di più, c'è una sopraffazione nei tuoi confronti, allora ti ingegni per trovare dei sistemi elusivi o addirittura evasivi che senti in sintonia con il tuo intimo sentimento di moralità che non ti fanno sentire intimamente colpevole. Alla festa della Guardia di Finanza, davanti a dei ragazzi che guadagnano 1.500 euro al mese, che devono andare a trovare l'evasione fiscale di gente che guadagna mille volte quello che guadagnano loro. Infatti prendevano appunti, diciamo. Da allora entrano nelle aziende e dicono «Senta, lei ha evaso in termini che contraddicano col suo intimo sentimento di moralità. Sei mai sentito colpevole?» Intimamente. <ride> Mai fatto affari con la politica, anzi ci ho sempre perso. Oliberian che era sua al 100%, mai conosciuta. Mi pare che col mio senso estetico avrei potuto accettare una società con quel nome. Così pensava di essere assolto, naturalmente lo condannava. Cioè dovevano credere che non era sua, anche se era al 100% sua, perché aveva un nome che a lui non piaceva. Ma Ora vado a fare gli esercizi spirituali soliti alle Bermude. Quando lo beccarono in vestito di bianco, con letta, fede, tutti incolonnati, erano esercizi spirituali, seguiti da cene eleganti. E poi l'ultimo della campagna elettorale. Ho, promesso, ho promosso alcuni studi dell'università e dell'ospedale San Raffaele. Secondo i ricercatori l'obiettivo a portata di mano è quello di accrescere nel prossimo futuro la prospettiva di vita fino a 120 anni. A 120 anni. Minacciava proprio di brutto. Ho segnato anche alcune. Belle figure. I give you the salutation of my president of the Republic. Questo è lui che tenta di parlare inglese a un vertice dei ministri delle finanze di Bruxelles. Vi porto i saluti del mio Presidente della Repubblica, I give you the salutation. Sembra celentano, no? Svalutation, presencolin se ne inciuso. Serata di gala con George W. Bush, Washington, tre anni dopo l'attacco alle Torri Gemelle. Vorrei qui ricordare l'attacco del comunismo alle due Torri. <ride> Immaginate, dice, ma non era Al-Qaeda. Signor Schulz, so che in Italia c'è un produttore che sta montando, no ma perché voi conoscete solo la prima parte, che sta montando un film sui campi di concentramento nazisti, la suggerirò per il ruolo di capo. Qui sta inaugurando il semestre italiano di presidenza dell'Unione Europea e rispondendo alla domanda del capogruppo dei socialdemocratici Martin Schulz sul suo conflitto di interessi, 2 luglio 2003. A quel punto i parlamentari iniziano a murmoreggiare e a battere sui tavoli, chiedendo una rettifica. È il loro presidente che sta parlando in quel momento. Fini, Gianfranco Fini eh, in, perde di vista il fatto che sta al Parlamento europeo e si tira fuori una sigaretta dalla giacca per smaltire il nervosismo e poi la rimette perché capisce che non può accendersela. Buttiglione è più impietrito del suo solito. A quel punto Berlusconi tenta di rimediare e naturalmente, come sempre accade, peggiora la situazione. Siete tutti dei turisti della democrazia, turisti della democrazia. All'uscita del palazzo anche gli alleati lo implorano di rettificare e di chiudere l'incidente e lui, invece, tentando di recuperare, continua ad aggravare la sua posizione. Non ho offeso Schulz, quella sul capo era solo una battuta per cui è scoppiato a ridere l'intero Parlamento europeo. Un'osservazione di 20 secondi poiché volevo semplicemente scherzare per allentare l'atmosfera. E poi spiega perché secondo lui è simpatica la sua battuta, dare del capo nazista al capo dei socialisti, cioè i più antifascisti che ci siano lì dentro. In Italia tengono banco da decenni storielle sull'olocausto, io stesso ne ho raccontate diverse. Pensate il Presidente del Consiglio dell'Unione Europea che dice che lui racconta barzellette sull'olocausto. So, Gli italiani sanno scherzare sulle tragedie per superarle, forse non abbiamo la sensibilità che avete voi in Germania e te credo, quelli ci avevano i lager. A quel punto protestano anche le comunità israelitiche italiane che erano rimaste buone fino a quel momento. Le dichiarazioni sono un'offesa agli italiani che si indignano di fronte a pochi imbecilli che raramente raccontano barzellette sull'olocausto, dice Riccardo Pacifici, portavoce della comunità israelitica. Cronaca del Time di Londra. Nel bel mezzo del discorso di Chirac in Canada, Berlusconi si è alzato e ha cominciato a distribuire orologi del Milan agli altri leader, con un delizioso sprezzo politico. Questa è una cronaca del giornale russo Commerzant. Una giovane giornalista italiana in abito succinto si è seduta davanti a Putin protendendo il registratore e divaricando le gambe. Il panorama, dalla reazione di Berlusconi, non potevano sognarselo neanche gli agenti dell'FBI interrogando Sharon Stone in Basic Instinct. Il premier italiano ha chiuso gli occhi, ha teso le braccia verso la giornalista e a gesti ha descritto la visione che gli si era parata davanti agli occhi. Vi assicuro, erano gesti espressivi da artista. Questo è Berlusconi al vertice europeo di Bruxelles del 2003. Silvio è Cronaca del Financial Times. Silvio Berlusconi si guarda intorno e propone: "Ragazzi, parliamo di donne?". Poi racconta la barzelletta dell'elicottero che cade. Ma il primo ministro polacco è ancora sulla sedia a rotelle per un incidente aereo. Il silenzio il silenzio si diffonde nella stanza. I problemi europei erano già difficili, ma Berlusconi ha contribuito parecchio al fallimento del vertice. Altra cronaca del russo commerzante sulla visita di Berlusconi e Putin allo stabilimento Merloni di Lipetsk a 400 km a sud di Mosca, 2004. Il premier italiano era particolarmente attivo ed era chiaro che aveva un obiettivo. Non sarebbe stato contento se non fosse riuscito ad avvicinarsi a un gruppo di operaie. Poi, rivolto a Putin, disse, voglio baciare la lavoratrice più brava e più bella. Aveva già individuato la sua vittima, si è avvicinato a una donna grande come la Sardegna e con tutto il corpo ha fatto il gesto tipico dei teppisti negli androni bui dei cortili quando importunano una ragazza che rin casa. Lei si è scansata, ma il signor Berlusconi in passato deve aver fatto esperienza con donne anche più rapide di questa. Con due salti ha raggiunto la ragazza e ha iniziato spudoratamente a baciarla in faccia e ha scosso l'operaia ridendo quasi volesse buttarla a terra. L'unica cosa che la donna ha potuto fare è stato rifiutarsi di ricambiare i baci. Putin assisteva alla scena immobile, raggelato. Pare non sopporti più i continui scherzi e giochetti pesanti dell'amico. Io sono un ragazzo della guerra che per 50 anni ha vissuto nell'angoscia della guerra fredda e che nel 2002 è riuscito a far entrare la Russia nella NATO. La Russia non è mai entrata nella NATO, nessuno ha mai pensato che la Russia potesse entrare nella NATO naturalmente. Chissà che cosa si è convinto di fare lui, visto che, ripetendo in giro, questa è la nostra campagna elettorale. Io direi che c'è poco altro da aggiungere se non che se tutti avessero descritto Berlusconi per quello che è e per quello che ha fatto, e se tutti avessero almeno il coraggio di dire che oggi è ora di basta, è ora di finirla, probabilmente l'altro giorno avrebbe avuto qualche problema ad andare al Quirinale, anche se ci fosse andato, ci sarebbe andato per ultimo e non per primo. Insomma, io credo che lui. Faccia tutto quello che fa anche perché molti gli consentono di farlo. Da questo punto di vista eh, il centrosinistra ha responsabilità ha responsabilità gravissime nell'averlo salvato 200.000 volte e l'idea che ci sia ancora qualcuno, perché c'è ancora qualcuno nel Partito Democratico che pensa. Di, di far fallire ogni esperimento di governo che coinvolga chi ha vinto le elezioni cioè i 5 Stelle e la Lega per ritornare a fare un pateracchio con Berlusconi perché è questa la vera ragione per cui Renzi ancora non consente al suo partito di muoversi beh io credo che Ce ne sarà abbastanza un giorno o l'altro per fare un processo di Norimberga solo politico naturalmente e non giudiziario a chi ha consentito che la carriera di un personaggio che sarebbe dovuto essere stroncato nel lontano 74 e che ancora non è stata stroncata nel 2018 bisognerà farlo. Grazie. La fedora che io francamente non fedora cioè, non mi pareva, ecco a vederlo in televisione sembrava rincoglionito ma proprio ma di brutto.